Ciao, io sono Roberta e benvenuti in un nuovo video. Oggi, grazie ai social, riusciamo con grande facilità a scambiarci consigli letterari, opinioni sulle letture, ad entrare nelle librerie di chiunque voglia parlare di libri. Ma vi siete mai chiesti quali invece erano le letture preferite dei nostri autori preferiti? A me ogni tanto capita ed è un argomento che mi affascina molto. Quindi oggi non sarò io a dispensare consigli letterari, ma sarà Italo Calvino. O meglio, ci sarò io per lui a consigliarvi quei libri, quelle letture che Calvino apprezzava molto, che consigliava soprattutto ai giovani e che oggi sono ancora ferme lì nella sua libreria dell'abitazione romana in Piazza Campo Marzio numero 5, in cui la sua enorme libreria accoglie ben più di 7.000 volumi e gli scaffali accolgono anche i libri, le letture della famiglia di Calvino, degli zii materni, dei genitori. Fu infatti proprio grazie allo zio, il quale sottoscrisse uno dei primi abbonamenti che davano la possibilità di ricevere a casa dei volumi, i cosiddetti volumi verdi. Fu proprio grazie a questo che Calvino riuscì a leggere numerosi romanzi e in quel periodo, quando era ancora molto giovane, uno dei suoi libri preferiti fu sicuramente Il Gordon Pym di Edgar Allan Poe. Storia di Arthur Gordon Pym è infatti un romanzo scritto tra il 1837 e il 1838 e fu l'unico romanzo pubblicato da Edgar Allan Poe quando era ancora in vita. La trama si articola attorno alla vicenda di Arthur Gordon Pym, appunto, un giovane che sale come clandestino in una baleniera, il Grampus. E successivamente ad un naufragio viene salvato da una nave che farà rotta verso il Polo Nord alla ricerca di terre inesplorate. Il romanzo appartiene ovviamente al genere horror. Edgar Allan Poe fu un maestro di questo genere horror psicologico e fu per Italo Calvino un autore apprezzatissimo. Si può dire da sempre e per sempre, perché cominciò a leggere i suoi scritti quando era molto giovane e fino a tarda età giudicò gli scritti di Edgar Allan Poe dei veri e propri modelli di narrativa. In un'intervista dell'85, Italo Calvino afferma che una delle letture fondamentali per ogni lettore dovrebbe essere Pinocchio, che lui descrive come un romanzo modello di narrazione. Ed effettivamente Pinocchio di Collodi non è solo un romanzo per bambini. La storia di questo burattino nasconde o rivela, quando poi si è adulti, un messaggio più profondo, ricco di temi importanti anche per gli adulti. Quindi sì, è vero, sono d'accordo con Italo Calvino, Pinocchio è un romanzo di formazione che può essere letto dai bambini, ma può essere apprezzato anche dagli adulti. Ma come lui stesso cita in Album Calvino, il primo vero piacere della lettura d'un vero libro lo provai abbastanza tardi. Aveva già 12-13 anni, si può dire un giovanissimo lettore. Il primo vero piacere di una lettura che lo rapì come lettore fu Kipling, leggendo il primo e soprattutto il secondo libro della giungla. Da allora in poi avevo qualcosa da cercare nei libri, vedere se si ripeteva quel piacere della lettura provato con Kipling. Il romanzo Conversazione in Sicilia di Elio Vittorino fu quel libro che lo spinse, lo sollecitò alla scrittura. Romanzo in cui il protagonista Silvestro, dopo aver ricevuto una lettera da parte del padre, il quale lo informava che sarebbe partito per Venezia dove lo aspettava un'altra donna e che quindi avrebbe lasciato la madre, decide di ritornare a casa, ritornare nella sua terra natia, la Sicilia. Un romanzo che invece Calvino fin da subito paragonò ai grandi romanzi, alle grandi letture straniere fu Le confessioni di un italiano di Ippolito Nievo. Storia che attraverso un'autobiografia fittizia del protagonista Carlo ripercorre le vicende che portarono all'unità d'Italia.
Calvino fu grande amico e discepolo di un altro grande scrittore, Cesare Pavese, e seguendo l'esempio di quest'ultimo e di Vittorini, si avvicinò alla narrativa americana, alla letteratura americana. E quindi iniziò a leggere Hemingway, Fitzgerald, Faulkner e soprattutto Edgar Allan Poe, affermando che quest'ultimo fu l'autore che mi ha influenzato di più, perché è uno scrittore che, nei limiti del racconto, sa fare tutto. Un altro autore che per Italo Calvino fu fondamentale fu Joseph Conrad. Quando infatti Calvino decise di lasciare la facoltà di agraria per iscriversi a lettere, realizzò proprio una tesi su Conrad. Cuore di Tenebra è uno dei romanzi fondamentali di questo autore e anche fondamentali nella letteratura. Racconta di Marlowe che si imbarca su una nave francese e giungendo fino in Africa, diventando testimone delle condizioni di degrado, di povertà, di sfruttamento in cui vivono gli indigeni, riuscendo ad incontrare poi Kurtz, quel quasi leggendario e misterioso uomo bianco che è un cacciatore di avorio, che riesce a procurarsi ingenti quantità di avorio, e personaggio su cui gravitano storie e leggende. Tra i suoi consigli letterari dispensati ad un amico, proprio come facciamo noi su YouTube o magari nella realtà, scambiandoci opinioni e consigli con i nostri amici lettori, c'è Assassinio nella cattedrale, che è un dramma in realtà di Thomas Eliot, che narra l'uccisione dell'arcivescovo Thomas Becket, avvenuta nella cattedrale di Canterbury nel 1170, durante il regno di Enrico II d'Inghilterra. Oppure Gente di Dublino di James Joyce, altro titolo molto interessante. Si tratta di una raccolta di racconti che rappresenta la vita quotidiana di alcune persone di Dublino, articolandosi tra due temi fondamentali: la paralisi e la fuga. Paralisi perché le storie appartengono ad un periodo, i primi anni del XX secolo, in cui l'Irlanda, in cui la vita e la situazione politica dell'Irlanda era scossa da influenze e idee divergenti. Una paralisi quindi dettata da questo momento politico un po' delicato, dalla religione cristiana e un po' dalla chiusura del mondo irlandese. E poi la fuga come conseguenza della presa di coscienza di questo momento di paralisi, di stallo, fuga che però era sempre destinata a fallire. Quando negli anni 40 Italo Calvino comincia a collaborare e poi a lavorare per Einaudi, inizia a leggere tantissimi volumi, tantissimi titoli, tanto che a Silvio Micheli nel 1946 scrive: "Se hai il sistema di farmi avere i libri gratuitamente dalle case editrici, io recensisco tutto quello che vuoi, anche l'orario ferroviario." Insomma, sarebbe stato un book influencer eccellente, l'avremmo seguito tutti. E questi sono alcuni titoli emersi grazie alle numerose interviste, ai numerosi saggi che scrisse Calvino, alle conferenze che tenne nelle università. Italo Calvino fu un vorace e felice scrittore, ce lo dimostra non solo la sua grande capacità di scrittura, ma anche appunto i numerosi saggi dedicati ai libri, alla lettura. Fu sicuramente un grande amante di Ludovico Ariosto, dell'Orlando Furioso. Quindi fatemi sapere se anche a voi incuriosisce l'argomento. Andiamo a sbirciare nelle librerie dei grandi scrittori. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi mando un saluto e buona lettura. Ciao!